Questo è un codice giallo. Dobbiamo prendere una decisione. Abbiamo Mustafa subito in andare. Dobbiamo riscegliere. È tutto inutile. C'è abbastanza paziente nella nostra già impazzita. Tu vuoi dircelo? Ti prego, questa situazione è incontrollabile. Pagina 2. In mancanza di vero cibo e acqua potabile, i sopravvissuti vagano in giro tra le macerie e la spazzatura per cercare qualcosa di cui ancora vivere. Ci eravamo accampati dentro una vecchia palestra, ma la zona non era delle migliori. Di notte il freddo era incontrollabile. L'unico modo per tenerci al caldo era rimanere vicine, strette l'un l'altra. Non ho mai avuto un posto sicuro nella mia vita, nemmeno prima dell'apocalisse. Il mio unico posto sicuro è sempre stato lei. La mia ultima speranza che ancora oggi mi dà forza di continuare. Il suo nome è Lana. La dottoressa Scholz ed io lavoravamo insieme un tempo. Lei è un medico specializzato nel pronto soccorso e nella situazione odierna credo sia una delle fonti di maggiore importanza per i cittadini. Si è sempre presa cura di tutti. E io di lei. Non posso immaginare la mia vita senza lei al mio fianco. Abbiamo superato tutti gli ostacoli di una vita insieme e sono certa che continueremo a farlo. Ma adesso che ho quasi tutte le risposte di questa situazione in pugno, le cose stanno prendendo una brutta piega. Lei stessa inizia a non fidarsi più così tanto di me, preoccupata dal fatto che finirò sicuramente in spiacevoli casini da cui sarà impossibile tirarsene fuori. Ma se è un buon motivo per salvarle la vita e garantirle un futuro migliore, farò questo e altro. Devo salvarla. Questo è il mio obiettivo. A costo di rischiare tutto. Persino la mia stessa vita. Lana Scholz. Ti amo.